Ti ricordi? Ho detto. Se fai la scaletta ma non la segui, il motivo può essere solo uno. Non sai fare una scaletta. E qualcuno mi ha chiesto, ma come si fa una buona scaletta? Ecco, alla fine di questo video non avrai più dubbi. Per fare una scaletta fatta bene, dobbiamo prima capire quale sia il suo rapporto col testo finale. Dovremmo trovare la metafora giusta. La tua storia è come un indovinello. Cos'è che se lo nomini non c'è più? Il silenzio. Certo, perché il silenzio c'è fin tanto che nessuno parla, ma se per nominarlo parli non c'è più. Non è così difficile. Allora inventiamo un indovinello partendo da zero. Che cos'è che se non, certo, ecco perché non ci riesco, non ho deciso che cosa c'è da indovinare. Nella nostra metafora è come se l'idea alla base della tua storia fosse la cosa da indovinare. Allora diciamo la prima cosa che mi passa per la testa. La mela. Che cos'è che può essere verde o gialla o rossa? Ah no, la luce del semaforo. Cos'è che è tonda col picciolo e che ne... Eh no. Cos'è che quando la mangi poi ti rifornisce di vitamina C ma non è un agrume? Allora fermiamoci un attimo, proviamo a schematizzare invece che andare a braccio. Quali caratteristiche uniche ha una mela che sono di dominio pubblico? Quindi penso a come si costruisce un indovinello. Mi viene che la mela d'oro è stata fonte di discordia tra Afrodite, Era e Atena. E poi il proverbio una mela al giorno leva il medico di torno. Ma anche che sia caduta sulla testa di Newton. Tanto basta. Non ha bocca né braccia, ma allontana i medici. Oppure cosa può scacciare i dottori, far litigare idee e insegnare i moti dell'universo all'uomo? La mela. Ma cosa c'entra con la storia? Come con il nostro indovinello, noi siamo abituati a vedere il risultato finale, pensiamo a ricostruirlo partendo dall'inizio, a volte senza sapere nemmeno dove andremo a parare. Ma così è come si fruisce una storia, non è il modo migliore per inventarla. E se pensiamo che basti semplicemente l'idea della storia, non riusciamo a ricostruire il nesso che tiene unita la vicenda. Lo stesso avviene se dobbiamo costruire la storia in forma di scaletta. La scaletta non è la sintesi della storia scritta di getto. Cioè non è che scrivo velocemente la storia in formato scaletta o prima la scrivo e poi la scaletto ripetendo esattamente lo stesso errore, cioè scrivendo di getto una cosa che ho già scritto di getto. La scaletta ci è utile per sintetizzare il lavoro che ci aspetta, per guardare al progetto globale. Un progetto che è già stato ideato, strutturato prima della scaletta. Mi spiego meglio. Se dovessi fare la scaletta di Cappuccetto Rosso sarebbe: la mamma manda Cappuccetto Rosso dalla nonna, non passare per il bosco. Cappuccetto Rosso disobbedisce. Cappuccetto Rosso incontra il lupo e gli racconta della nonna. Il lupo la precede e mangia la nonna, prendendone il posto. Cappuccetto Rosso viene ingannata e divorata dal lupo. Il lupo si addormenta e un cacciatore di passaggio lo uccide. Cappuccetto Rosso e la nonna escono vive. Cappuccetto Rosso ha imparato a non disobbedire. Dopo questa scaletta noto due cose. Uno, vediamo che c'è un problema. Perché il lupo non mangia Cappuccetto Rosso e invece si mette a conversare? Io lo segnerei come un problema a cui bisogna trovare soluzione, se questa fosse una scaletta di qualcuno che si rivolge a me. Due, non è difficile scalettare Cappuccetto Rosso. Ma perché allora è così difficile fare la nostra scaletta? Anzi, chiediamoci perché è facile farla di Cappuccetto Rosso? Perché abbiamo già tutta la storia costruita. Ed è così che dobbiamo fare anche noi. Si parte da una prima bozza, un canovaccio, e poi se ne individuano le scene principali, inquadrabili nei conflitti, negli accadimenti casuali, nelle scelte e nelle azioni e reazioni. Si scrivono questi elementi nel modo più sintetico possibile, con una frase per ogni scena. La frase è ciò che deve succedere nella scena. Per esempio, Cappuccetto Rosso disobbedisce, riassume tutto ciò che è importante in quella scena lì. Ma Cappuccetto Rosso incontra il lupo e gli racconta della nonna, racchiude un accadimento, incontra il lupo, e un'azione che provocherà una reazione, gli parla della nonna. Il lettore si aspetta questa reazione, promessa narrativa. Entrambe le cose entrano nella stessa scena. Ma almeno questo cacchio di canovaccio lo posso scrivere di getto? Eh no! E se no siamo da capo. E allora come si fa? Per saperlo guarda questo video qui. Alla prossima e buona scrittura.